Bene, eccoci di nuovo insieme, proseguiamo sulla scia degli eventi culturali che stanno arricchendo quest'estate 2024, stagione per eccellenza in cui sui vari territori si organizzano tante kermesse dalla natura più varia. Noi già qualche giorno fa scoprivamo come anche l'olio extravergine d'oliva può essere un trade union per eventi culturali anche variati. A Vieste, per esempio, dal 26 al 30 agosto, quindi tra qualche giorno, partirà l'ottava edizione della settimana dell'olio, appunto una settimana in cui per la verità a Vieste si fa proprio il punto su l'olio extravergine d'oliva con tanti appuntamenti, ma la maggior parte dei quali proprio di carattere formativo. Ma per scendere nel dettaglio di questa bellissima manifestazione abbiamo la fortuna di avere in collegamento con noi la dottoressa Sabrina Pupillo, ideatrice e coordinatrice di questo evento. Buongiorno Sabrina, ben trovata. Buongiorno Tony e buongiorno a tutti. Ho litigato per qualche istante con qualche R tra ben trovata Sabrina, ecco, ce l'ho fatta questa volta in maniera decisamente più spigliata. Allora, tu sei prontissima per questa ottava edizione e mentre la regia ci, ecco, arricchirà questa chiacchierata anche con alcune immagini di repertorio, ti chiedo che cosa ci aspetta quest'anno. Quest'anno, come tutti gli anni, ci aspettano un mondo di appuntamenti che ci porteranno alla scoperta dell'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva viestano, garganico e italiano, perché avremo anche ospiti provenienti da altri territori, che regionale e nazionale, che ci consentiranno di aumentare le nostre conoscenze un po' tutto tondo sull'olio extravergine di oliva. Avremo esperienze più legate al territorio, alla natura, quindi con lo yoga in uliveto, la meditazione in uliveto, la passeggiata tra gli ulivi secolari, il concerto in un uliveto, quindi ci saranno il trabucco, anche l'attività di pesca sul trabucco. Ogni esperienza è legata all'olivo, all'olio, con anche assaggi guidati per scoprire al meglio, imparare a riconoscere un vero olio extravergine di oliva nelle sue diverse declinazioni, legato quindi alle diverse varietà. Infatti quest'anno il tema della biodiversità abbiamo voluto che fosse molto presente, sia appunto nel discorso delle varietà che noi andremo ad assaggiare, sia nel talk finale, che ha proprio come tema la biodiversità e la ricerca, con ospiti esperti del settore. Quindi avremo nel talk Veronica Vizzari, che è una ricercatrice del CREA di Rende, Barbara Alfei, agronoma, capo panel dell'Assam delle Marche, Indra Galbo, capo panel e giornalista del Gambero Rosso, e Giuseppe Maggi, direttore tecnico della Fondazione dell'ITS Agroalimentare Puglia, quindi anche nell'ambito formazione. Oltre a questo ci sono ospiti, quindi del settore, quindi enogastronomico in generale, esperti del settore oleario, ma anche proprio del settore enogastronomico, che ci consentiranno anche di scoprire come meglio abbinare l'olio extravergine di oliva ai diversi alimenti, con appuntamenti anche curiosi come quello che sto vedendo adesso, gelato e olio, quindi l'abbinamento tra il gelato e l'olio. E in effetti la regia prontamente ci sta restituendo anche le immagini del sito ufficiale della manifestazione www.settimanadell'olio.it, dove tutti gli eventi che citavi sono ovviamente organizzati giorno per giorno e potete non solo, ecco, individuarli con chiarezza, ma anche scegliere quelli che vi piacciono di più. Le immagini che abbiamo visto, mi sono beato nel vedere quelle immagini che ci restituiscono un clima molto bello, quasi
festoso tra i partecipanti e gli speaker e i formatori, perché abbiamo detto poi si fa tanta formazione alla settimana dell'olio. Questo alimento così importante, onnipresente sulle nostre tavole, però a volte un po' sottovalutato o poco realmente conosciuto. Ecco, Sabrina, secondo te in questo 2004 quali sono ancora gli elementi che il grande pubblico deve ancora acquisire rispetto a un alimento importante come l'olio extravergine d'oliva? 2024, ecco. Mi hai detto 2004, ci sono 20 anni di differenza, è stato fatto sicuramente tanto in questi 20 anni. Ma tanto c'è da fare, perché in realtà, come dicevi giustamente tu, è un prodotto che consumiamo tutti i giorni, ognuno di noi, ma di cui abbiamo poca conoscenza, quindi conoscerlo realmente ne consente di apprezzarne il valore e la qualità, e il consumatore deve imparare a capire quando ci troviamo di fronte a un olio privo di difetti, quindi realmente extravergine, quando è a entrare all'interno del bicchiere, quindi dell'olio, per scoprire le caratteristiche reali che gli consentono di utilizzarlo anche correttamente in cucina, perché appunto è un ingrediente che entra all'interno di un piatto e ne deve far parte per creare quell'equilibrio che viene sempre ricercato in ogni piatto. Una cosa importante che ho potuto riscontrare ormai in questi 8 anni è che in un certo senso questo evento crea dipendenza, perché ci sono diverse persone che hanno partecipato negli scorsi anni che ormai si sono affezionati e anche prima che esca il programma mi scrivono per sapere quale sarà, e appena viene fuori il programma si iscrivono agli appuntamenti, tanto che ti dico e dico a tutti che se interessati a partecipare conviene affrettarsi nelle prenotazioni, perché ovviamente gli appuntamenti sono posti limitati, quindi dovendo fare un lavoro di qualità, insomma, i posti per partecipare all'attività sono limitati e ci sono un paio di attività che sono già sold out, quindi bisogna affrettarsi per prenotare. Bene, noi siamo qui per questo, anche per ricordarvi, ecco, di non soltanto approfondire la conoscenza del programma, ma anche di segnalare la vostra eventuale partecipazione. Prima di salutarci, giusto qualche altro istante, un'ultima riflessione. Come tanti, e anche grazie al tuo prezioso lavoro, mi sono appassionato all'olio extravergine d'oliva e ho imparato che un buon olio si coltiva dal campo, cioè avere un buon olio in tavola. Per avere un buon olio in tavola è necessario curare il campo, quindi partire proprio dall'inizio. Siccome magari tra i tanti ascoltatori ci saranno anche quelli che hanno un piccolo pezzettino di terra con 20 alberi, ecco 30 alberi di ulivo, e producono il proprio olio extravergine d'oliva, che consiglio ti sentiresti di dare a questi piccoli produttori? Ai piccoli produttori io consiglio sempre di partire dalla formazione e quindi di conoscere realmente, al di là di quelli che sono gli usi e le consuetudini nella conduzione di un'azienda agricola, di un oliveto, nella produzione dell'olio in generale, di poter acquisire quelle informazioni che gli consentano di gestire anche in maniera più efficace ed efficiente la loro produzione, per portare all'ottenimento di un prodotto realmente extravergine, realmente di qualità. E la settimana dell'olio è, diciamo, punta anche a questo, a dare una piccola base iniziale informativa a chi lavora, quindi a chi si occupa proprio della produzione olivicola e olearia, perché partendo da questi aspetti, quindi conoscendo meglio la materia, si può
ottenere un buon prodotto che, il cui valore venga riconosciuto, che consenta quindi poi all'olivicoltore stesso di mantenere in piedi quella realtà produttiva e quindi evitare di passare ad altre culture o di abbandonare gli uliveti. Molto bene, ecco, di questo e di tanto altro si parlerà alla settimana dell'olio di Vieste, ottava edizione dal 26 al 30 agosto 2024. Gli anni purtroppo ce li dobbiamo rimettere tutti sulle spalle. Io volevo farci uno sconto di 20 anni, ma Sabrina è sempre super attenta. Sabrina, non mi resta che augurarti e augurarvi buon lavoro e buona settimana dell'olio. Grazie, vi aspettiamo a Vieste. Buona giornata a tutti.